Belle a tutti, ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi io e Vlad ringraziamo Fedez, che ci ospita qua nel suo armadio pieno di pezzi pazzeschi, di abbigliamento, accessori, t-shirt, veramente c'è di tutto per questo primo episodio di Closet Tour. Innanzitutto grazie di averci aperto le porte del tuo armadio. Qua ci sta veramente un mondo di un sacco di pezzi pazzeschi collezionati durante anni. E dici come è iniziata la tua passione per questo mondo qua, soprattutto quello dello streetwear. Allora, tutti riconducono la mia passione suprema a una passione dettata dalla moda, il che può essere vero, la passione diretta strettamente collegata a Supreme. I collegamenti che faccio con lo streetwear in realtà sono molto vicini a tutti i brand di skate, perché quando ero piccolo io non in tanti seguivamo il trend di Volcom, Billabong, Bastard, che era un brand italiano. Proudly made by the Slaves Italians. Esatto, e c'era un piccolo negozietto a Milano che si chiamava Pedro, scoperto recentemente che ha chiuso, io pensavo fosse ancora aperto. Era un piccolo negozio di skate snowboard che vendeva tutta attrezzatura a Barton, ed era i tempi in cui i designer di Volcom facevano delle cose molto interessanti, cioè per me Volcom era tipo il mio brand di riferimento a quei tempi. Piano piano col tempo è iniziato ad arrivare Stussy, e quando è arrivato Stussy ed è arrivato Slam Jam, quando Slam Jam era ancora dove adesso c'è Antonioli, praticamente, giusto per lo spazio, devo dire proprio la via, no? No, okay. No. quando Slam Jam è approdato, mi ricordo, sui Navigli, vabbè, era abbastanza proibitivo per noi, cioè per chi andava, perché costava veramente tanto. Però ricordo che Stussy aveva un piccolo reparto dedicato a Bape. Supreme ce l'ha avuto per un po', perché poi in realtà hanno ritirato tutte le cose dal mercato, ed è lì che è nato tutta l'idea dei drop. E però ricordo che io ero fortemente appassionato di tutto il mondo Bape, Billionaire's Boy Club, e ricordo che anche ancora ai tempi, parliamo di 10 anni fa, aspetta, avevo 16 anni, fai... Meno 14... No, meno 29. Tac. 12 anni fa, quando è esploso, e non è esploso come in questo momento è esploso il fenomeno Supreme, il fenomeno streetwear, quando era esploso in una piccola cerchia di persone, già ai tempi c'era il tema dei fake, dei addirittura negozi fake, perché quando sono iniziate ad andare le felpe Bape, quelle ipercolorate con le nuvole, per intenderci, a un certo punto mi ricordo che in Piazzale Loreto a Milano apre un negozietto di rivenditori nigeriani che però tu immagina, queste felpe costavano sui 200 euro, e questi vendevano le medesime cose a tipo 30 euro. E nel giro di breve tempo ricordo che Bape ha ritirato tutti i prodotti dall'Europa, perlomeno dall'Italia l'ha fatto, sì. E hanno chiuso tutti i negozi di fake. Quindi da qui io mi sono sempre avuto una passione per questo mondo. Prima di scoprire Supreme mi ero appassionato a Obey quando era un brand di streetwear, Mishka tantissimo, che aveva un grande potenziale in espresso, e basta. Poi ho scoperto il mondo, ho sempre saputo io del mondo Supreme. Secondo me un centro nevralgico dello streetwear e un buon paradigma caso zero dello streetwear in Italia è stato You Need Be Shit. Mm-hmm. Quando tutto il centro nevralgico della scena rap, quando io ero agli esordi e stavo esplodendo come rookie del rap, si stava bene o male tutti in Gian Giacomo Mora, e conosco personalmente da parecchi anni tutto il team che ha creato quel brand lì, che ha avuto un'ottima case history secondo me, perché era un brand italiano praticamente sconosciuto, e mi ricordo ancora quando Cara Della Vigne fece delle foto completamente brandizzate a You Need Be Shit senza essere pagata né niente, semplicemente perché il brand era cool, e da borderline, quindi trovavi Obey, trovavi Mishka, Parra. Dovrei avere ancora delle cose che avevo preso di alcune, me le sono messe in cantina perché sono veramente troppe. Dovrei avere un giacchetto Parra. Aspetta, eccolo.
parliamo di cose di questo tipo, che sono però non gli inizi di tutto, perché era già bello navigato il mondo dello streetwear, però inizia a essere vintage. Ma questo qua è favoloso, guarda i dettagli, tutte le patch, inizia nello a stile dell'artista. Vintage. E poi quindi non mi ero mai avvicinato al mondo Supreme, sapevo come funzionava, sapevo la questione dei drop, mi sembrava iper macchinosa, una rottura di cazzo. Penso di essere stato anche uno dei primi a indossare una cosa di barletta. La famosa sì, barletta al sud della Puglia. Per questo perché, tu pensa te però, io ho dei miei amici che hanno, sono signori di mezza età, che hanno un negozio che vendono, fanno... mercato parallelo di brand alti, Saint Laurent, certo. Gli era arrivata la proposta di vendere Supreme e glielo vendevano come Supreme originale, quindi io che non avevo alcun tipo di nozione a riguardo, mi arriva da un negozio, non mi arriva da uno per strada, ho dato per scontato che fossero delle cose Supreme. Da lì ovviamente mi è arrivata un'ondata di merda da parte della community e ho iniziato a informarmi su cosa fosse. La cosa che a me ha sempre affascinato del mondo del resell, del fatto che i capi che tu hai sono un qualcosa di unico fondamentalmente, ma più che altro è la storia e cosa ti porta a prendere il capo. Io ho sempre cercato inizialmente di non comprare mai online, di non comprare sempre meno su eBay, ma di andare a conoscere le persone. Mm-hmm. Avendo l'opportunità di viaggiare, ho conosciuto personalità di tutto il mondo e personaggi incredibili. E a un certo punto, siccome il mio nome era iniziato a girare, ovunque andavo nel mondo mi contattavano persone per farmi vedere la loro collezione. Quindi è bello come da un capo possa partire un'esperienza completamente diversa. E questo è quello che ti può dare un brand come questo, secondo me. Cioè, far vivere l'esperienza vestito, l'esperienza abbigliamento in una maniera che nessun altro ti può dare, perché se vai da Gucci, entri da Gucci e basta che spendi. Qui non è solo la questione, cioè tutti secondo me associano su prima al fatto che è un brand costoso, che il percepito sia avere qualcosa di che costa tanto, che il valore percepito è tanto, perché poi a conti fatti bisogna anche poi rivenderle le cose, però non è solo questo, secondo me è l'esperienza che ti può dare un mondo del genere, un contesto del genere. Visto che abbiamo parlato del prezzo, di resell, valore, eccetera, mm-hmm. eccetera, invece parliamo del valore sentimentale. Mm-hmm. Hai qualche pezzo in questo armadio con cui hai un forte attaccamento per qualche motivo? Allora, calcola che tante delle cose legate al mio passato e ai miei inizi con la musica, che sono legati a tutt'altri tipi di brand, che possono essere quindi Volcom, ma anche Unit Vichit in parte, Upper Playground e tutta la prima repubblica dello streetwear, non li ho qua, ce li ho tutti in cantina, okay. Tra cui penso metà collezioni di Mishka, perché ho okay. preso praticamente tutto, okay. Mi è rimasto qualcosa di Mishka, c'ho una giacca bellissima perché non la metterò mai, però la tengo sempre qua. Questa è una giacca di Mishka vecchissima che ho preso quando sono andato a fare il master del mio primo disco a New York. Ma non è che hai indossato per caso in qualche video musicale questa? No, mai indossata. L'ho messa solo a New York, okay. Perché faceva freddo. Mishka è come orsetto. Sì, vuol dire orsetto in russo. Sì. Quella a cui sono legato sentimentalmente, cioè più che altro che sono legato al fatto che è stata una ricerca assidua e ci ho messo tantissimo a trovarla e non volevo comprarla online, volevo andarla a prendere in loco. Sì. È la Soprano. La Soprano. E questa l'ho trovata grazie ai miei amici di On The Arm, che è un negozio a Las Vegas, okay. E siccome mi trovo a Las Vegas, non ero neanche a Las Vegas, ero a Palm Springs forse, ero da qualche parte in California, okay. E uno dei proprietari stava per venire, aveva visto che ero lì, e allora gli ho detto portatela dietro e portamela, no? Per le persone che non sanno cosa c'è di diverso tra questa maglietta e l'altra, sei riuscito a zoomare sulla lettera R, non si tratta di una lettera R, ma si tratta di una pistola girata a forma della lettera R, uno dei pezzi molto molto rari. No, una box logo t-shirt che mi manca ancora e non sono riuscito mai a trovare di persona, ma so che tipo a Las Vegas ne hanno tipo 30, non so perché. È la Supreme Vuitton, quella fake, quella old school. Sì. Che c'è stato uno scandalo dopo tra Supreme e Louis Vuitton, che le hanno mandato la lettera cease and desist, tipo a cannate, se no ciaone. Che è la box logo più bella che c'è, secondo me, a mio gusto, ovviamente. E poi che altro ti faccio vedere? Aspetta.
La Mustard, anche questa è stato un bel calvario riuscire a trovarla, perché ovviamente quando ho iniziato a... nonostante abbia iniziato relativamente tardi a collezionare, comunque non c'erano tutti i canali rivenditori, Grailed non era ancora così affidabile come lo è ora, se non sei, e non ero ancora così sgamato da capire quali erano i rivenditori buoni da quelli non. Era molto challenging. Questa è una box logo vecchia. Sì, sì. Con la targhetta diversa da oggi. Il un pezzo invece, un pezzo che in termini di valore non è economicamente, non ha un valore altissimissimo, però è un pezzo veramente raro, è questa Patagonia, Supreme Patagonia. Questa penso sia dei fine anni 90, inizi 2000. Ed era una capsule che è stata fatta solo per il mercato giapponese. Questo è un'altra box logo, infatti questa evito sempre di penso di non averla mai messa. Questa penso sia una, insieme alla Bape azzurra, la box logo Bape azzurra, penso sia una delle box logo più rare. Tra l'altro in questo stato. Sì, sì, no, è perfetta. Infatti avevano anche dei fit diversi, cioè questa è una L che corrisponde penso a un XL di una Supreme attuale. Ma visto che abbiamo iniziato a parlare di Supreme Louis Vuitton, della box logo illegale vecchia, mm-hmm. Vogliamo parlare di Supreme Louis Vuitton recente? Sì, io ho avuto diciamo molta fortuna, perché grazie a mia moglie che ha un po' di contatti con questi mondi, ci hanno messo in una... noi sapevamo della capsula ancora prima che venisse comunicata, e quindi abbiamo avuto la possibilità di scegliere i capi, non potevi prendere più di due quantità per ciascuno, solo su un singolo capo potevi prenderne due, quindi abbiamo preso due kickball e tutto il resto mi sono fatto da mettere a parte tutto. L'unico problema è che c'è stata una tale confusione nei capi prodotti che non si capiva effettivamente cosa veniva prodotto, cosa era rimasto come prototipo. Okay. Quindi a noi, per esempio, nella lista che ci hanno dato non c'era questa, che ho scoperto esserci dopo, quindi dopo che l'ho scoperto mi sono fatti salti mortali per farmela mettere da parte. E quello, se uno vuole ragionare in termini di investimento, vuole vedere in termini di investimento questo mondo, cosa che non è il mio, la mia vision, questo è stato l'investimento migliore, perché a prezzo di retail erano bassissimi e poi sono schizzati in cielo. Non ho mai pensato di venderle. Queste in Italia ce ne sono solo due, sì. E come potete vedere non ho mai ce l'ho mai tolta neanche dall'appendino. Io questo l'ho visto qui dopo il nostro amico Cola, e poi ecco, io sono stato da lui, da Croatian Style. Sì, Croatian Style. Croatian Style, che penso sia uno che abbia una delle più grandi collezioni di scarpe. Io da lui ho visto la scarpa che Michael Jordan ha usato per girare Space Jam. E ha un magazzino completamente pieno di roba, e dove ti giri, neanche lui sa che cos'ha. Sì. Cioè tu devi cercare e trovare quello che vuoi. Sì, sì. Ha una collezione pazzesca lui. E lui è una delle persone che ho conosciuto grazie a questo mondo, nel senso che siamo diventati amici. Vabbè, poi c'ho tutti i North Face qui, che anche questi sono stati una bella sudata. Questo qua è un capo abbastanza vecchiotto, possiamo dire vintage, ditemi voi. Sì, io chiedo sì, a voi sì, che sì, no? Sì, assolutamente. Le Leopard di bandana. Bayonets e Sediments. Sì. E queste, vabbè, poi ci sono. Queste inizialmente erano introvabili, poi adesso le trovi un po' dappertutto. Il logo ispirato al Alfa Romeo. La college con tutti i loghi di squadre di basket, rifatti. Betty Boop, la Playboy. Questo è un capo che ho inculato a mia moglie. Cioè questo ce l'aveva mia moglie a casa a Los Angeles e gliel'ho rubato, me lo sono messo nella mia collezione. Ah, ma quindi anche Chiara collezione di quelli Supreme? Chiara aveva un po' di capi, lei ha vissuto per 3 anni a Los Angeles e quindi per osmosi si è vissuta il Supreme più di quanto si può vivere qui. Quindi aveva le ciabatte che le ha regalate al suo ex fidanzato, ciabatte nere, bellissime.
aveva questa box logo e aveva questa, basta. Poi le ciabatte io me le sono andate a riprendere, sono conciate di merda perché le uso per andare al mare, però le ho erano tutte rotte, le ho incollate una volta e continuano a resistere, sono veramente... poi su ho tutto il reparto di oggettistica, anche c'ho tutti i cimeci, ho le palline di Natale, c'ho tutte le cagate. Cose che non sono di streetwear. Questa qua è una Gucci one of a kind, ovvero che esiste solo un modello al mondo, l'ho presa a Parigi, mai messa. Spoiler. Però è molto bello, cioè è un pezzo incredibile questo. Seta, pelle, tutte le pezze ricamate a mano, veramente un bel pezzo. È pazzesca. E poi, nel tempo, avendo legato con alcuni brand d'alta moda e avendo un rapporto sempre più stretto, ho diverse cose. Beh, per esempio, tutta questa capsule che abbiamo fatto con Versace, sì. Tu immagina che è una capsule che non è mai stata fatta con nessun artista. Il primo con cui volevano farla era Drake, che però voleva inserire il logo di OVO. E Versace non poteva fare qualcosa che avesse uno scopo commerciale, no? Perché quindi OVO è un brand a fini commerciali. E quindi non è mai andata in porto e alla fine sono passati da Drake a Fedez. Pensate che sfiga quelli di Versace. Però questa è una collabo che... Com'è il processo creativo per te in questo caso? In questo caso è parlare col team di Donatella Versace e mettersi a ragionare insieme a Donatella Versace su cosa fare. E da qui abbiamo partorito diversi capi che spero sfoceranno in una capsule poi vera e propria. Nel senso, comunque questa qui è una roba che... per me rimarrà sempre, perché è una roba che non ha mai fatto nessuno. Questo qua, se non sbaglio, ha indossato anche durante la data di Milano. Questo l'ho indossato durante la data di Milano. Questo, per esempio, alcuni capi che ho io di Versace, questo qua è un capo che non è mai andato in produzione. Questi sono dei sample che non hanno fatto il prototipo e non sono mai andati in produzione. Quindi è praticamente un one of a kind. Non so il prezzo. E da lì ho iniziato anche a collezionare tutte cose, cioè questa ovviamente non la metterò mai, non immaginatemi, però è un pezzo vecchissimo, cioè è un pezzo d'archivio proprio. E da lì ho iniziato ad appassionarmi, poi in questo momento io diciamo Supreme l'ho un po' accantonata, nel senso che quando escono delle cose nuove belle, per esempio la Swarovski, me la prendo, però non... diciamo che ho abbastanza robe Supreme, mi sto appassionando a tutto il mondo delle concert t-shirt vintage, quindi qui ho... Vedo molto Nirvana là. Sì, NoFX, Offspring, Slipknot, Soundgarden. Iron Maiden. C'è anche una maglietta di Angelina Jolie. Ce n'è anche una di Mariah Carey. Pazzesco. Io diverso. Tutta la collezione tie-dye. Non prendo nulla dai drop di Vape, però l'ultima, questa qui è appena uscita. Sono andato in negozio, ce l'avevano l'ultima. Questa qua è abbastanza vecchia, questa me la sono andata a comprare in negozio. Ah, questo è un bel pezzo. Questa qui è una capsule Travis Scott. Sì, Rodeo. Ah sì, Rodeo. Questa è bella, bella ricercata. Questa che se fai la foto è primi esperimenti di Reflective. Con Subi. Sì. E basta. Questo è più o meno. È difficile navigare nel tuo guardaroba? No, perché me lo sono sistemato tutto io come volevo io, quindi so esattamente dove sono tutte le cose. Tutto catalogato. Quindi. Tutto catalogato. Cioè, e mi sono, ecco, una cosa che mi sono tenuto, questa qui è una maglia vecchissima di Obey, che non metterò mai, però ci sono troppo legato. Se dovessi scegliere un outfit che dovresti indossare per tutta la tua vita, sì, cosa sceglieresti? Invernale o estivo? Scelta tua. Questa. Con questa e un cargo Supreme. Ok. Un po' Travis Scott. E la Lambo di Travis Scott, quella che ho colorato così. Ok. Questo è. Cioè, comunque vestiti sono tanti, ma Dirty Sam, cioè, comunque li porti tutti. Non è... ci sono pochi pezzi, come abbiamo visto, che tipo che ce l'hai e non li indossi, perché
Tendenzialmente li metto tu, cioè non sono il collezionista soprattutto sulla scarpa, perché lì c'è un po' più di integralismo e ognuno ha la sua visione. Io se prendo una scarpa è per metterla, e quindi se devo metterla devo stare attento che qualcuno, devo camminare come se fossi il primo uomo sulla luna. Me ne sbatto un po' le palle, quindi. Amen. Anzi, a me la scarpa soprattutto mi piace quando è rovinata, quando è vissuta. Mm-hmm. C'è un po' mentalità d'avanzo. Porta la storia. Abbiamo visto veramente tanti pezzi oggi. Secondo te che valore può avere la tua collezione ora come ora? Calcola, alcune cose essendo pezzi d'archivio one of a kind, secondo me non hanno, cioè non è neanche stimabile un valore. Perché c'è veramente tanta roba, tanti pezzi che hanno un valore veramente alto e che sono sempre hot tra i collezionisti. Sì. Sempre validi come posizionamento sul mercato. Quindi se volete comprarla fatemi sapere. Svendita. No, comunque non, ecco, una cosa che ho io e non mi metterò mai a rivenderla se non nel momento in cui magari mi aprirò un negozio mio. Allora lì metterò a disposizione la collezione per venderla. Fino a quel momento no. Resell Store, presto a Milano. Sì. Devo dire, è stato veramente un onore stare qua oggi, veramente un sacco di storie, talmente tanti pezzi veramente particolari che difficilmente uno vede in giro nella vita reale, ma sono forse su internet. E grazie veramente tanto per averci invitato oggi per questo closet tour. Ci becchiamo prossimamente, spero che questo video vi sia piaciuto e bella a tutti.